Ciao a tutti, in questo video voglio parlarvi dei miei acquisti della collezione Active Fluo di Kiko, che è una nuova, beh, insomma, non è nuovissima, nel senso che è uscita già da qualche giorno, però è la collezione sempre per i 20 anni, l'anniversario dei 20 anni, fatta in collaborazione con Vogue e con dei designer, giovani designer, giovani artisti. Questa è fatta con Arthur Arbesser. Ed è una collezione tutta fluo, appunto, fluorescente, che ha dei prodotti super colorati, che con luci violette diventano fluorescenti, quindi è una collezione molto giovane, direi, molto estiva e molto così allegra, così come lo è stata, come lo era quella precedente, insomma, quella, la Tropic Heat, anche quella piena di colori, di fiori. Questo è proprio fluo. Allora, devo dire che dal sito, quando ho visto, quando appunto è uscita la collezione, ho cominciato così a curiosare, a leggere un po' le descrizioni dei vari prodotti, non mi aveva particolarmente entusiasmato. Mi sembrava appunto troppo fluo, troppo da giovane. Poi invece quando sono andata in negozio e così mi sono trovati i prodotti tra le mani, mi sono un po' ricreduta. Infatti pensavo di prendere tre prodotti perciò volevo comunque il ciondolino anche di questa collezione, poi in realtà sono uscita con sei prodotti. Poi alla fine è sempre così. Vabbè. E ho preso anche quello che non pensavo effettivamente. Allora, oggi ho preso appunti, così almeno non sto 2 ore a cercare di leggere i numerini e le paroline sui prodotti perché non vedo niente. Allora, prima cosa il primer. Questo primer. Le scatole sono intanto fatte tutte così, in plastica, con questi disegni geometrici, colorati, fluorescenti, molto carine. E poi, ecco una cosa che non vi ho fatto vedere, mi hanno dato questa bellissima scatola per mettere dentro i prodotti che avevano fatto in occasione della festa della mamma. Non so se qualcuna di voi l'ha ricevuta, però è veramente carina, è come una scatola. Veramente, infatti le commesse erano contente, dicevano finalmente ci hanno mandato qualcosa di carino. Però veramente c'era anche quella, la versione più piccolina, e infatti mi hanno dato anche quella, ce l'ho di là. Veramente carina. Vabbè, torniamo ai prodotti. Quindi, allora, Active Fluo Face Primer, un primer che costa 10,95 euro. Questo, che si presenta in questo tubetto. È un primer rosa corallo. Adesso io ovviamente ho già le mani tutte pasticciate. Vedete, si presenta così, con questo colore. Però, una volta applicato sul viso diventa trasparente. Ed è un primer che leviga la pelle, mimetizza le imperfezioni, le piccole rughe e io vedo che minimizza anche i pori, effettivamente. L'unica cosa che si sente è che è proprio pieno di siliconi, cioè il primo ingrediente è il dimeticone. Per quel poco che ne so io, comunque si tratta di siliconi. Infatti è proprio come se fosse, non so, rende la pelle molto scivolosa, molto liscia, quindi si sente proprio il silicone, insomma. Non lo utilizzerei tutti i giorni, anche se poi nella descrizione sul sito c'è scritto non comedogeno, quindi non dovrebbe far uscire dei brufoli, però secondo me la pelle respira poco, quindi l'ho preso perché mi è sembrato appunto che l'effetto non fosse male e appunto volevo un prodotto che riuscisse soprattutto appunto a ridurre un po' le imperfezioni, a ridurre i pori che ho molto dilatati e quindi però sì, non da utilizzare tutti i giorni, magari nelle occasioni speciali. Poi ho preso la palettina Active Fluo Eyeshadow Palette che costa 12,95 euro. Si presenta così, anche questa è tutta bella colorata. E anche questa mi ha convinto quando ho visto
gli ombretti che sono molto scriventi e hanno questi bellissimi colori molto estivi, accesi, e quindi mi sono veramente convinta ad acquistare anche questa. C'è questo pennellino con le spugnette. Questi sono i colori, appunto. Ed è una palettina che scrive veramente bene, scrivente, i colori sono ben pigmentati, non sono neanche troppo polverosi. Vedete questi colori? Oggi ho utilizzato questi per il trucco. Ho usato questo bellissimo azzurro turchese e il viola. Il viola è sempre il colore un po' meno che si fa. Vedo che in qualsiasi palette, in qualsiasi ombretto viola è sempre un po' meno pigmentato degli altri. Comunque è bello, comunque da sfumare. Questo è veramente il mio preferito, è proprio molto scrivente, bellissimo. Quindi c'è questo rosa, questo arancione, il giallo, questo verde acido, giallo lime, questo appunto azzurro turchese, il viola. Veramente bella come palettina, insomma, secondo me ne vale la pena. Per l'estate è proprio perfetta, secondo me. Per creare trucchi belli intensi, belli con questi bei colori estivi accesi. Poi ho voluto prendere questo smalto, che vabbè è l'unico, è un top coat, è l'unico che c'è. E anche questo dovrebbe avere, con la luce violetta, dovrebbe diventare fluorescente, quindi fare le unghie fluorescenti. E, purtroppo, ecco, sono dei prodotti che non avendo la luce, quel tipo di luce non si riesce a. Diciamo che si usa un po' a metà. Infatti, per quello all'inizio non ero tanto convinta. Perché alla fine questo effetto fluorescente, se non vai in una discoteca, se non vai in un locale particolare, non lo vedi questo effetto, che poi appunto è un po' la caratteristica di questa collezione. Però poi in effetti pensandoci magari a, non so, le feste estive, sulla spiaggia, piuttosto che, non so, in certi ristoranti, dove magari appunto ci potrebbe essere questo tipo di effetto, questo tipo di luci, mi sono comunque convinta, indipendentemente appunto dalla fluorescenza del trucco, comunque mi è piaciuta l'idea, insomma, molto estiva e quindi per quello alla fine ho preso tutti questi prodotti. Poi ho preso la matita occhi, che è l'unica nera. Poi ci sono tre matite, sì, per labbra e corpo, che immagino appunto per fare magari delle decorazioni anche sulla scollatura, sul corpo, che poi appunto si illuminano, diventano fluorescenti con questo tipo di luce. Per quello non le ho prese perché non mi interessava, sicuramente non avrei potuto usarle in modo insomma completo. E invece ho preso questa matita nera, che è una matita per esterno occhi, che costa 5,95 euro. Eccola qua, una matita nera. Non la trovo proprio nerissima, ci sono matite molto più nere, però io l'ho utilizzata come eyeliner. E poi l'ho sfumata con un pennello. Considerando che non è per l'interno occhio, penso che così sulla palpebra durerà, non avrà problemi di durata. E anche questa diventa fluorescente con luce violetta. Quindi l'effetto deve essere proprio carino. Poi ho preso due rossetti. Io ho preso il numero 1 e il numero 2. Il numero 1 che è lo Stronger Coral e il numero 2 che si chiama Powerful Fucsia, quindi il corallo e il fucsia. Non ho preso il numero 3 che era blu, ma veramente ho fatto fatica a lasciarlo lì perché mi piaceva tantissimo, solo che quando lo metto rossetto blu, cioè era un po' troppo stravagante, poi insomma, per una persona della mia età non era proprio il caso. Però mi piaceva tanto, e chissà che effetto, anche i rossetti, chissà che effetto, appunto, se diventano fluorescenti. Ma veramente una cosa. Quest'estate ci saranno discoteche piene di gente
tutta, insomma, con questi effetti speciali sul viso e sul corpo, almeno me lo auguro per Kiko, nel senso che vuol dire che avrà venduto tanti prodotti. Però effettivamente è una cosa carina. Allora, faccio vedere i rossetti. È quello che sto indossando adesso, anzi, veramente li ho usati tutti e due. Perché ho usato il fucsia e poi nel centro ho messo un po' del corallo. Non si vede tanto l'effetto così ombré che mi piace tantissimo in questo periodo, però ho fatto così. E allora, i rossetti sono questi, appunto, il corallo, che è questo, lo faccio vedere anche nello stick, questo qua. E il fucsia, che è questo. Proprio fucsia. Poi non so, mi ricordo se vi ho detto quanto costano. Costano 6,95 euro. 6,95 euro. E quindi sono dei rossetti di questi bei colori accesi. Quindi corallo e fucsia. Sono molto matte al 100%, veramente molto molto opachi. E anche abbastanza asciutti, non so come dire, sono belli, belli asciutti, belli duri, mi viene da dire, però comunque sono scorrevoli all'applicazione, quindi non duri nel senso che non si riesce ad applicarli, nel senso proprio di essere molto molto opachi, però comunque sono, cioè, facili da stendere, insomma, non creano problemi. E poi io li trovo, nonostante appunto siano così opachi, anche confortevoli. Cioè io veramente mi dimentico di averli sulle labbra. Sono veramente comodi da portare. Poi mi piace molto questo colore bello, bello intenso. E quindi veramente sono, secondo me, sono ottimi come rossetti, appunto. Non l'avrei pensato vedendo così, vedendo la texture, vedendo un po' appunto come si presentano nello stick. Invece poi all'applicazione sono veramente confortevoli, durano abbastanza e l'effetto è bello, insomma, sono lucidi, no, sono lucidi, no, sono opachi, sto dicendo, ho detto che sono opachi, quindi completamente opachi, molto coprenti subito alla prima passata, quindi assolutamente promossi questi rossetti. Bene. Poi vi faccio vedere l'ultima cosa, il ciondolino che mi hanno dato, che è questo dadino per questa collezione, questo dado con queste facce colorate. E questo è bello pesante. Dopo la fragolina che era un pochino leggera, mi lamentavo che fosse un pochino troppo sottile, un po' troppo leggera, questo dadino invece è bello pesante, ha la sua consistenza, il suo peso. Carino. Quindi niente, conclusioni, vabbè, vi ho già detto appunto quello che pensavo della collezione, per cui molto giovane, molto colorata, un po' stravagante, un po' particolare, molto estiva e quindi niente, alla fine mi è piaciuta anche questa. Quindi non so, fatemi sapere cosa ne pensate voi, se avete comprato qualche prodotto, io spero che questo video vi sia piaciuto. E iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video e vi saluto, vi aspetto al prossimo. Ciao ciao!